Inquieta che ormai è cronaca settimanale che ci sia qualche terrorista residente sul territorio nazionale e ogni volta il ministro dell'Interno dice evviva evviva che bello l'abbiamo preso. Il problema è cosa succede la prossima settimana. Evidentemente manca un totale controllo. Quando chiedevamo maggiore sicurezza per quanto riguarda i luoghi di culto islamici, ci prendevano in giro dicendo che ce l'avevamo con l'Islam a prescindere. Evidentemente invece sul territorio nazionale non c'è una politica portata avanti dal governo che serva a contrastare queste situazioni che sono assolutamente allarmanti. Io ricordo che lo scorso anno su 170.000 arrivi tramite barconi, Alfano ci continua a dire che là non arriva nessuno, 100.000 non sono stati identificati. E vorrei sapere chi ci può dare la garanzia di chi c'era là dentro. Ricordo, non so se, ma penso che molti di voi se lo ricordino, la nave dell'Anek Line che drammaticamente ha preso fuoco e altrettanto drammaticamente sono morte decine e decine di persone. Non si sa ancora il numero, ancora adesso da più di un anno di distanza, perché non si sa su tutti questi traghetti che arrivavano quanti clandestini c'erano a bordo. Vuol dire che gente sbarcava e girava liberamente sul territorio nazionale. Sul confine del Friuli Venezia Giulia continuano ad entrare clandestini senza che nessuno lo sappia. Il prefetto di Gorizia, quando sono stati ritrovati dei clandestini sul fiume Isonzo, ed era il prefetto, non il tabaccaio di Gorizia, ha detto non so chi sono, da dove arrivano e chi li ha mandati. C'è totale anarchia e non esiste controllo sul territorio. Dunque bisogna mettere in atto, e noi su questo saremo assolutamente collaborativi, politiche mirate alla sicurezza, sapere chi c'è e allontanare immediatamente chiunque sia a rischio, oppure ovviamente Ho rinchiuderlo in galera. Ma capito. non si può lasciare i cittadini in questa situazione di allarmismo costante, perché la Voglio nostra preoccupazione è che prima o poi dobbiamo piangere qualcosa che accade sul nostro sentire territorio. Saif.